Importanti aggiornamenti firmware Fujifilm. Prima di iniziare, e ci sono cose interessanti, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Due cose importanti per supportarmi col canale, non perdervi nessun video tra quelli che ovviamente vi possono interessare, naturalmente. E poi ovviamente per supportare il canale, per farlo crescere, insomma, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, date un'occhiata sotto la descrizione, ci sono un sacco di link interessanti, i miei link Telegram di offerte giornaliere, i link Amazon per supportarmi ulteriormente col canale se dovete poi fare degli acquisti effettivamente su Amazon. E poi anche altri link interessanti, tra cui non ultimo i miei link Instagram. Da poche ore Fujifilm ha rilasciato alcuni aggiornamenti, poco ma abbastanza interessanti, per X-T5, X-H2 e X-S10. Dunque, gli aggiornamenti per X-T5 e X-H2 sono identici, nel senso che apportano la stessa, tra virgolette, correzione, miglioria. Interessante questa cosa, perché ci fa capire una cosa, che avendo lo stesso identico sensore XT5 XH2, possiamo dire che anche i firmware sono bene o male gli stessi, sono sviluppati sulla stessa base. Se andiamo, come spesso succede, a riscontrare i medesimi bug, le medesime correzioni, le medesime migliorie, quindi è probabile che ci sia una base del firmware identica, ottimizzata poi magari per una fotocamera o l'altra. Non è nemmeno da escludere il fatto che il firmware possa essere effettivamente unico e che venga semplicemente adattato nel momento in cui si va a caricare da una parte e caricare dall'altra. Questo non vuol dire che dovete utilizzare lo stesso firmware per tutte e due le fotocamere, ma chiudiamo qua l'argomento. Dunque, di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito. Allora, c'è una correzione di colore, e la cosa impatta solo sui JPEG naturalmente, in determinate condizioni. Specifico, cerco di essere un pochino più preciso, sto parlando di X-T5 XH2. Se utilizzate la Film Simulation Nostalgic Neck o Eternal Bleach Bypass, quindi queste due, se avete il Lens Modulation Optimizer attivata, se avete l'effetto della pelle che la rende più liscia come Strong o Weak, e se utilizzate una lente con apertura tra f10 ed f18, ci sono delle correzioni nei colori leggermente sottoesposti. È un po' complicata, è una condizione abbastanza, direi, estrema, però il canale YouTube di Pal2Tech lo fa vedere molto molto bene, lo state vedendo in questo momento. Ci sono alcune zone sottoesposte che con l'aggiornamento firmware hanno un viraggio un pochino più tendente al blu, quindi una correzione del colore, una correzione tendente un pochino più sul freddo. Questo ci fa capire una cosa molto molto importante, che Fujifilm ci tiene molto, ma lo sapevamo benissimo, ci tiene molto moltissimo alle film simulation, ai suoi JPEG, che sono un marchio di fabbrica e che moltissimi di voi utilizzano per quando si ritrovano in mano, insomma, una fotocamera. In molti, tra l'altro dicono: io ho abbandonato quasi il RAW per lavorare direttamente con JPEG, perché i JPEG effettivamente di Fujifilm sono molto belli, molto molto belli. Fatemelo tra l'altro sapere qua sotto se siete tra quelli che sfruttano le film simulation, se sfruttano i JPEG e se in effetti hanno abbandonato in qualche modo i RAW in favore appunto dei JPEG. Ma non è tutto, perché c'è anche un leggero aggiornamento per la XS10. In realtà questo aggiornamento va semplicemente a correggere il fatto che il quadratino di messa a fuoco non viene, diciamo, visualizzato correttamente quando il modo F autofocus è su zona
e AF Point Display è attivato, quindi soltanto questa piccola correzione. Evidentemente ci sono c'è stato, diciamo, qualche segnalazione che ha fatto capire a Fujifilm che appunto non c'era la segnalazione giusta del quadratino di autofocus. Come fare ad aggiornare i firmware? Lo dico quasi sempre quando parliamo dei firmware Fujifilm, e vi ricordo che comunque i firmware vanno aggiornati, perché comunque si tiene la fotocamera fresca, si tiene la fotocamera comunque come dire, corretta da eventuali bug, che normalmente vengono comunque corretti con i nuovi aggiornamenti. Come si fa a aggiornare la propria fotocamera Fujifilm? Allora, è uguale per tutte le fotocamere Fujifilm, per tutte le fotocamere uscite fino ad oggi. Scaricate dal sito il firmware corrispondente della vostra fotocamera, mi raccomando, ok? Lo mettete sulla vostra SD, l'SD della fotocamera, e praticamente lo infilate nel lettore SD. Caricate il vostro firmware sulla SD, anche se non è formattata non è un problema, ovviamente deve essere un zippato se lo trovate zippato, e messo direttamente nella SD, niente folder, niente cartelle, niente di niente. Tirate via ovviamente dal lettore SD, un lettore SD immagino ce l'abbiate tutti, un computer immagino ce l'abbiate tutti. Spegnete la fotocamera, badate bene che la batteria deve essere veramente ben carica, perché se la batteria si scarica durante l'aggiornamento firmware può esserci qualche piccolo problema, anzi più di qualche piccolo problema. Quindi accendete la fotocamera tenendo però premuto il pulsante info, ok? Tenete il pulsante info che c'è su tutte le fotocamere Fujifilm e accendete la fotocamera. Vi verrà fuori il menu di aggiornamento e della fotocamera e della lente. Scegliete ovviamente cosa volete aggiornare, in questo caso naturalmente parliamo della fotocamera. Andate avanti, procedete, tutto molto guidato, non ci sono mille opzioni da scegliere, ce ne sono sempre soltanto un paio. Andate avanti e aggiornate il firmware. Finché non vi dice il display ok, ma puoi spegnere la fotocamera, lasciate lì la fotocamera, non toccatela, non guardatela nemmeno, aspettate un attimo e aggiornate il vostro firmware. Per quelli che, come al solito, commentano sotto e dicono: ma io aggiorno sempre tramite la app, perché non consigli la app? A me ha sempre funzionato bene. Sì, ok, va bene. Ovviamente Fujifilm, come tutti gli altri brand, contemplano in alcuni casi l'aggiornamento tramite app. Ma cosa succede? Che il trasferimento dati con contatto, ok, via cavo, tramite supporto magnetico, tramite comunque un supporto fisico, è molto più sicuro che tramite il wifi, considerato che comunque non tutti utilizzano magari dei telefoni di ultima generazione, magari utilizzate dei dispositivi Android che sono magari non troppo recenti, magari con un firmware non recente, magari è un Android di un telefono quasi sconosciuto, magari l'operazione di firmware si impalla e ci possono essere effettivamente dei problemi. Quindi dal mio punto di vista, poi ovviamente siete liberi di fare quello che volete, l'aggiornamento tramite SD è assolutamente il più sicuro, ok? Se non avete il lettore SD, attaccate direttamente la fotocamera e la utilizzate come memoria di massa e ci scaricate dentro il file. Spegnete la fotocamera, tenete premuto il pulsante info, riaccendete e tutto può tranquillamente procedere come detto appunto prima. Penso di essere stato esauriente. Chiudiamo qua l'argomento firmware, fatemi sapere se è tutto a posto, se trovate, insomma, se avete notato tra l'altro questa diversità di colore in queste condizioni davvero molto molto specifiche. Tra l'altro le due film simulation menzionate sono tra le più utilizzate, quindi ci sta anche questo tipo di correzione. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella per trovare anche il video, di condividerlo se l'avete trovato utile, di mandarlo via WhatsApp, mail, altri social, insomma di diffonderlo a tutto il mondo se gli è stato appunto utile, di dare un'occhiata sotto alla descrizione, e noi naturalmente ci vediamo al prossimo video.